16, sono 30. Di pallone? 20, sono 30, 20, 50, 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 manifestazione di questa mattina che abbiamo voluto organizzare all'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII è una manifestazione molto importante e che presenta una serie di aspetti didattici interessanti. Innanzitutto il collegamento tra la scuola e il territorio. Palagiano è una città che vive nella Conca d'Oro e vive soprattutto di agricoltura, di agrumi, di arance, di mandarini, di clementine, e allora abbiamo voluto questo tipo di attività proprio per tenere i ragazzi ben collegati alle tradizioni locali, ai prodotti locali, alla vita di tutti i giorni. Ma c'è anche un secondo aspetto importante, ed è l'aspetto legato all'alimentazione. Oggi è una giornata di educazione alimentare, perché stiamo dando ai ragazzi l'input per potersi nutrire in maniera genuina con i prodotti della natura, con le spremute in questo caso, e quindi un fatto legato anche al benessere fisico oltre
che è psichico. C'è poi ovviamente un terzo aspetto, l'aspetto della competitività. Abbiamo voluto dare ai ragazzi la possibilità di fare questo tipo di gara in allegria, e quindi c'è tutta una serie di aspetti di tipo anche pedagogico importanti che serviranno sicuramente a questi ragazzi per comprendere bene quali sono le caratteristiche della natura, quali sono le caratteristiche alimentari di questo cibo prezioso e quindi che cosa significa gareggiare anche probabilmente per vincere, ma soprattutto per il gusto di stare insieme, di socializzare con i propri compagni, con i compagni delle altre classi, fuori, all'esterno dell'edificio scolastico e quindi a contatto con i genitori, con i parenti, con i cittadini, e ce ne sono tanti fuori che stanno vedendo questi momenti della gara, che sicuramente rappresenta per noi del Giovanni XXIII un momento importante nel percorso culturale che stiamo dedicando a questi ragazzi, sia della scuola primaria che della scuola secondaria. Che abbiamo realizzato noi mamme. Brava.